Pure invece per i siciliani di Capo d'Orlando saranno Johnson e Omorgo a contendersi la palla 2 in mezzo al campo. Non ci prova neanche Omorgo, primo possesso dell'incontro subito per Capo d'Orlando nelle mani del grande ex Marco Laganà, che serve capitan Lucarelli dentro per Johnson, lasciato solo, la schiaccia facile facile dopo nemmeno 15 secondi, primi 2 punti per Capo d'Orlando. Fermati Bryce Johnson, Polite su di lui, Kinsey, quindi Giordano Bertolani, Bardonzelli che taglia bene, grandissima stoppata di Bryce Johnson, quindi la Ganapo corre, Kinsey dall'altra parte, l'appoggia al tabellone, 4-0, grande partenza di Capo d'Orlando, sicuramente cavalcando tutto l'atletismo di Bryce Johnson, classe 94 per il lungo americano. Polite sfrutta il blocco di Mogbo, va a finire in fondo Polite, l'appoggio a sua volta al tabellone, parlavamo di atletismo, sicuramente anche il rookie bellese vuole dire la sua, questa particolare voce dall'altra parte. Bellan ancora verso Johnson che gira verso Laganà, di nuovo per Bellan, Lucarelli finta la tripla, punta Donzelli, prova ad andare fino in fondo, alza la parola complicata, prende per un rimbalzo, lotta ancora, rimbalzo Johnson, ultimo tocco di Daniel Donzelli, ulteriore possesso per Capo d'Orlando, 8 minuti e 47 secondi da giocare nel primo quarto, 4-2, una squadra che sembrerebbero essere partite in quarta. La tripla tentata da Kinsey, la segno, 2-7, scappa sul più 5 Capo d'Orlando, grande partenza veramente per i siciliani, precisissimi, sfruttando tutto il talento della coppia americana. Polite fuori verso Morgo, spazio, prova a prendersi la tripla al centro di Giuliano, troppo lungo, facile il rimbalzo difensivo per Terence Kinsey, su di lui c'è Polite, resta dietro per Lucarelli, la tripla centrale, primo ferro, rischia tanto qui Biella, rimbalzo poi facile per Morgo, Polite pressa tutto campo, Terence Kinsey, 8 minuti e 12 secondi, ed Polite la cede ad Morgo, taglia verso il canestro saccaggio, Morgo vede Giordano Bortolani, che non va a segno, Bertolani si prende due liberi, di fatto Capo d'Orlando protesta perché voleva un'infrazione di passi non ravvisata, tanto la grafica da aggiornare, siamo su 7-2 per Capo d'Orlando, non 9-2 come indicato, tanto 8 minuti e 2 secondi da giocare, giro in lunetta per Giordano Bertolani, il miglior realizzatore biellese in questa stagione, 17,8 di media per lui. La stella rossoblu in prestito dall'Olimpia Milano sta mostrando tutto il suo talento, probabilmente il miglior italiano dell'intero girone ovest. Mette il primo libero Bortolani. Terzo punto per Biella. Fa 2-2. Il figlio d'arte. Possesso Capo d'Orlando, Bellan in post verso Johnson, l'appoggia di nuovo, incontenibile in questi primi due minuti, Bryce Johnson già a quota 5. No, chiedo scusa, chiaramente a quota 4, sono confuso con Kinsey, Bortolani, la tripla a spazio, Giordano Bortolani la mette, 7-9, riporta sotto Biella con 7 minuti e 27 secondi da giocare. Atteso come sempre Giordano Bortolani, già quota 5 in questa partita. Ancora in post Bryce Johnson, spalla canestro su di lui e Morgbo, mezzo gancio per Johnson, questa era veramente molto complicata, ma il rimbalzo è ancora per Capo d'Orlando, la tripla di Laganà, troppo lunga, Lucarelli se la ritrova, lì l'appoggia, canestro e fallo di capitan Lucarelli, preziosissimo lavoro, se l'è trovata lì, ottimo lavoro sicuramente, che porta a una potenziale giocata da 3 punti del numero 99 come il suo anno di nascita. Carelli che tira col 75% dalla lunetta in questa prima parte di stagione. Completa il gioco da 3 punti, 17 per Capo d'Orlando, ottimo avvio, lo ricordiamo, dei siciliani. Polite prova a correre dall'altra parte, però Morgo la appoggia, una sfida tra stranieri finora.
9-12, tre punti soltanto fra le due squadre. Laganà, blocco di Lucarelli, ancora Laganà per Lucarelli, quindi Bellan, l'ex casalese, fuori per la tripla centrale di Bryce Johnson, troppo lunga, poi un fallo commesso a occhio e croce da Giordano Bertolani, e il secondo fallo del quarto per Biella, sì, il primo per Giordano Bertolani, l'altro l'ha commesso Capitan Saccaggi. Ulteriore azione offensiva per Capodorlando con 14 secondi ancora da giocare per completare un attacco. Palla verso Lucarelli, Lucarelli ancora per Bryce Johnson, prende il tiro in faccia, lo morbo, non entra, rimbalzone di Polite, 6 minuti e 30. Bertolani, Franco Bollato su di lui, Bellan, quindi Capitan Saccaggi commette fallo e Laganà si prende la responsabilità, l'ex rossoblu, esperienze anche a Ravenna Latina, in Serie A Cantù per lui. Inquadrato, porta la scritta Marco sulla maglia per distinguerlo dal fratello, anche lui qui a Capodorlando. Donzelli, la cede a Polite, Polite un po' di spazio, va dentro per Donzelli, ci mette una pezza a Capodorlando, ma si prende lo stesso due tiri liberi. Daniel Donzelli, applauso di incoraggiamento del pubblico del forum. Ancora qualche macchia vuota, va detto, sulle tribune dell'impianto biellese, nonostante l'ottimo via di stagione della banda di coach Galbiati. Davvero più di questo non poteva fare per tornare a far innamorare la città di questa squadra. Liberi per Daniel Donzelli, mette il primo, porta il suo a quota 10. Mette anche il secondo Donzelli, precisissimo, 11-12, un solo punto di vantaggio adesso per Capodorlando. Dopo l'ottimo avvio, adesso Biella sta provando a prendere qualche contromisura, fallo intanto commesso da Ed Polite, attenzione perché il terzo per Biella nel primo quarto, tre falli anche per Capodorlando, un gioco piuttosto spezzettato questi primi 4 minuti effettivi. Bellani, chiuso, fuori per Lucarelli, quindi Laganà, c'è Saccaggi su di lui, Laganà dentro per Johnson, può schiacciare ancora, fa la voce grossa, veramente atletismo devastante per Bryce Johnson che sale a quota 6. Saccaggi verso Morbo, fuori ancora per il capitano biellese, quindi Donzelli, va da Bertolani, vediamo cosa si vuole da Bertolani, va fino in fondo, lo appoggia, di puro talento Giordano Bertolani, una certezza, settimo punto per lui, solito avvio ormai preventivabile per il frontman biellese. Kinsey ancora verso Johnson, contro Morbo, Johnson si complica la vita, poi va fino in fondo, riesce sempre ad andare al tiro in tutti i modi. La sfida veramente fra due colossi con Omogbo. Adesso sta avendo la meglio Johnson, dall'altra parte Donzelli esagera, non c'è il fallo, recupera Tavian Kinsey che può spingere dall'altra parte verso Lucarelli che gira per Laganà, supera Donzelli, poi fuori il pallone per Kinsey, c'è un fallo commesso da Donzelli. Non è particolarmente d'accordo Biella né il pubblico sulle tribune. 13-14, ancora più uno per Capodorlando con 4 minuti e 55 secondi da giocare. Esce Lucarelli a fare posto al numero 12 Mobio. Rimessa Kinsey, quindi Marco Laganà, blocco di Johnson, Mobio per Bellan, infrazione per l'ex giocatore casalese che ha pestato la linea laterale, palla recuperata da Biella, quindi Biella che ha già esaurito il bonus di falli. Saccaggi scambia con Daniel Donzelli, blocco di Morbo, palla fuori verso Donzelli, non semplice, girata ancora per Ed Polite che scivola anche, poi Saccaggi per
Francesca Donzelli. C'è un fallo commesso dal capo d'Orlando che esaurisce a sua volta il bonus. 4 minuti e 35 d'ora in avanti, ogni fallo sembra lunetta. Sì, prospetta un primo quarto quindi piuttosto lungo. Secondo fallo personale per Terence Kinsey, non forse una buona notizia per coach Sodini, che infatti lo sostituisce. Rientra in campo Lucarelli. Rimessa offensiva per Biella, che potrebbe mettere la freccia in questa occasione. Saccaggi sfrutta il blocco di Donzelli, si accentra, gira ancora verso l'ex giocatore di Forlì, palla fuori ancora per il capitano biellese che punta la gana, prova ad andare fino in fondo, alza la parabola, palla che entra e esce, grande rimbalzo di Obombo, stoppato in qualche modo, protesta il pubblico ma sembrava obiettivamente tutto regolare. La gana recupera 4 minuti e 15 secondi dall'altra parte Capodorlando. Lucarelli, palla verso Simone Bellan, c'è un fallo commesso da Bortolani, adesso Bellan andrà in lunetta, continua a mugugnare il pubblico, arbitri sicuramente molto fiscali finora. Sicuramente la forza di Biella sta nelle tante armi a propria disposizione anche nei momenti di maggior fatica. Mette intanto il primo libero Bellan, porta i suoi a quota 15. 15 che non diventano 16, palla che entra ed esce, sempre più 2 per Capo d'Orlando. Saccaggi dall'altra parte, 4 minuti da giocare ancora nel primo quarto, il capitano verso Eric Lombardi, quindi ancora Saccaggi. Saccaggi dentro verso Morbos, palla canestro, la appoggia al tabellone, punti che portano in parità Biella, 15 pari con 3 minuti e 46 da giocare. Perfetta parità al Forum, un avvio sicuramente divertente anche se molto spezzettato. Laganà, il tiro precisissimo, Marco Laganà riporta Capo d'Orlando sul più 2. Primi due punti dell'incontro per l'ex rossoblu, blocco di Lombardi, Saccaggi gira verso pallone, quindi Lombardi e Mondo tenta la schiacciata, c'è un fallo commesso da Capo d'Orlando, due liberi per il centro nigeriano, fallo commesso dal numero 12 Mobio che ha tentato di fermare l'attacco potentissimo al ferro dell'ex giocatore di Pesaro, quadrato adesso a colloquio con coach Galbiati. Mogbo che ha un po' abbassato le percentuali nelle ultime uscite di Biella dopo un grande avvio, comunque 11 punti di media per lui. Mette il primo tiro libero, 6.6 rimbalzi, giocatore col minutaggio più elevato, secondo solo a Ed Polite. Fa 2 su 2, di nuovo parità al Forum, 17-17, non sbaglia Emanuele Morbo dalla lunetta. 3 minuti e 14 nel primo quarto, Laganà supera Pollione, ha uno spazio per andare fino in fondo, rimbalzo tanto per cambiare, lo prende Johnson, ma questa volta non riesce a ribadirlo dentro. Qui Biella si è un po' addormentata difensivamente, Morbo dall'altra parte cerca Pollone, non riesce a completare il passaggio, ci mette la mano in maniera provvidenziale Querci, appena entrato, classe 2001, giovanissimo, che riesce a salvare i suoi dall'attacco rossoblu. Intanto esce di nuovo Lombardi, rientra Donzelli, mentre invece Andrea Donda per Capo d'Orlando, altro giovane 99. Donzelli, Biella per il sorpasso eventuale, Saccaggi fuori, tripla di Pollone, troppo lunga, rimbalzo Donzelli che poi non riesce a bloccare il pallone in tempo, palla che esce, possesso ancora per Capo d'Orlando. Donzelli pressa Bryce Johnson, braccia lunghissime però per l'americano di Capo d'Orlando che riesce a difendere il possesso. Quindi Querci gira verso Marco Laganà, su di lui c'è Pollone, Laganà palleggia il resto e tiro, palla che non entra, non di molto però. 2 minuti e 30, ancora parità 17-17, Saccaggi dall'altra parte verso Polite, quindi Morbo un po' di spazio, scudato, la tripla, palla che entra e esce, rimbalzone di Mobio. Mogbo spesso battezzato dalla difesa avversaria, molte volte fatto pagare cara questa scelta, questa sera non l'ha ancora dimostrato.
Bobbio dentro verso Bryce Johnson, gran movimento di Bryce Johnson, ottavo punto per lui, ragazzi, che giocatore, il numero 11 di Capo d'Orlando. Offensivamente molto dotato. Polite si prende la tripla, non proprio nelle sue corte, ma ha i mezzi per farcela. Sorpasso della 20-19 sulla tripla di Ed Polite. Laganà prova ad andare fino in fondo, alza la parabola, palla che entra, grande canestro anche di Marco Laganà, contro sorpasso Capo d'Orlando con un minuto 27 da giocare ancora nel primo quarto, 20-21 per i siciliani, quindi Polite verso Capitan Saccaggi, palla ancora verso Pollone, Pollone dentro per Donzelli, Donzelli si prende un tiro in allontanamento, airball, ma passa di Pollone che la recupera, poi si prende anche il fallo commesso da Mobio. Giro in lunetta per il giovane prodotto del settore giovanile biellese. Triplo cambio, anzi da doppio cambio chiaramente per Coach Galbiati, entrano Simone Barbante e Federico Mossone al posto di Saccaggi e Omogbo. Tutti i giocatori con un minutaggio importante. Un minuto e 8 secondi da giocare, Biella può sorpassare ancora una volta. Silenzio del forum che aiuta Pollone a mettere il primo punto della sua partita, porta di nuovo la contesa in parità 21-21. Su due però per Pollone che non mette secondo, ancora parità, corre Capo d'Orlando dall'altra parte con Mobio che la gira verso Bryce Johnson, quindi ancora Bellani verso Querci, Querci fuori per il numero 21, ancora verso Mobio che cerca Johnson, spalla canestro, 6 secondi per concludere, Johnson si gira delicatissimo, la palla danza sul ferro ma non entra, 44 secondi. Biella già dall'altra parte con Federico Massone, palla che gli carambola sul piede. Di come possesso Capo d'Orlando, il pubblico mugugna senza motivo, nemmeno Massone sta protestando, quindi ci sembra tutto ampiamente regolare. Palla nelle mani di Joseph Mobio che la cede a Lorenzo Querci, ancora verso Mobio contro Polite, Johnson fa sportellate, gli porta un blocco Mobio, vediamo se si mette in proprio, si prende un tiro complicato che non entra, 17 secondi, Biella potrà andare fino in fondo a questo primo quarto molto combattuto, 13 secondi, palla nelle mani di Federico Massone, blocco di Donzelli, palla proprio verso il numero 0 in angolo verso Pollone, si deve prendere un tiro che non entra, ma si prende comunque anche due tiri liberi con 77 centesimi ancora da giocare, nemmeno un secondo intero. Vedremo se i siciliani riusciranno a inventarsi un tiro disperato. Mette intanto il primo libero Matteo Pollone. Pollone che ha tirato col 50% di stagione, fa 2 su 2 adesso, più 2 per Biella, Bellan ci prova da lontanissimo, palla che non becca nemmeno la struttura, era complicata sicuramente, finisce il primo quarto 23-21, Biella riesce, classifica bugiarda per i siciliani, così come era bugiarda quella di Scafati, e Scafati l'ha dimostrato la scorsa settimana battendo proprio la capolista. Primo possesso del secondo quarto per Biella nelle mani di Federico Massone, porta il blocco Barbante, quindi Donzelli, circolazione, Pollone ancora verso Massone, dentro e in alto verso Barbante che pasticcia, perde un pallone pericoloso, recupera la Ganà, può andare dall'altra parte, Capo d'Orlando che non corre, aspetta Bryce Johnson, pasticcia a sua volta però il numero 11 di Capo d'Orlando, recupera ancora Biella,
adesso con Polite può puntare il ferro, Kinsey su di lui, Polite va in alto, canestro e fallo, fermati Ed Polite Junior, una presenza fissa negli highlights della settimana delle migliorazioni, schiacciate alle loop all'ordine del giorno, giocatore che offensivamente è molto ma molto dotato. Qua si trova di prepotenza la giocata da tre punti eventuali, si metterà chiaramente libero. Fondamentale anche però nella metà campo difensiva, se non soprattutto nella metà campo difensiva. 10 punti di media per lui finora nel girone d'andata, cifre chiaramente non alte per un americano, ma giocatore fondamentale soprattutto l'abbiamo detto nell'altra metà campo, con stoppate, difese su più ruoli, braccia lunghe, intercettare i passaggi, l'ha già dimostrato più volte. Completa il gioco da 3 punti Polite, 26-21, si porta sotto 5-2, massimo vantaggio dell'incontro finora per i rossoblù. Kinsey si prende la tripla, serviva questo a Capodorlando, Kinsey non trema la sua mano, 26-23, era da 2 il tiro di Kinsey, evidentemente ha pestato la linea, Fimassone rischia qualcosa ma riesce comunque a difendere il possesso sulla pressione di Lorenzo Querci. Esce Polite, rientra Saccaggi con 8 minuti e 58 secondi ancora da giocare. Possesso per Biella, 17 secondi. Saccaggi gira verso Eric Lombardi, quindi Massone che scivola, perde palla, recupera Kinsey, la cede subito Querci dall'altra parte verso Laganà. Laganà dentro per Mobio che si mette un grandissimo canestro rovesciato, veramente molto complicato, appoggiato al tabellone. Massone sulla pressione di Querci, giudicata eccessiva dal pubblico, ma a giudicare sono sempre e chiaramente gli arbitri. 26-25, un solo punto tra le due squadre, Lombardi la tripla che non entra, solo maglio blu rimbalzo, Laganà recupera, 8 minuti e 19 secondi nel secondo quarto. Laganà contro pallone, rischia qualcosa l'ex biellese, la cede a Terence Kinsey, a saltare Saccaggi va da Johnson che attacca il ferro, va fino in fondo, canestro e fallo di Price Johnson, sorpasso Capodorlando, 26-27 con l'opportunità di allungare ancora. Grande giocata di Price Johnson, 10 punti per lui che potrebbero diventare 11. Quando decide di attaccare al ferro lo fa, niente nessuno apparentemente possono fermarlo. Corrado, il prodotto di North Carolina che non riesce a completare il gioco da tre punti, solo un punto in più quindi per Capodorlando. Massone, fallo ravvisato a Querci, pubblico grosso modo dice era ora. Querci rincuorato dai suoi compagni, era stato risparmiato forse precedentemente, chiaramente lui ha interpretato la cosa nella maniera giusta, ovvero continuando a difendere forte. Massone la ceda a Capitan Saccaggi, pick and roll con Barbante, fallo commesso da Bryce Johnson, Andrea Lunetta, Simone Barbante, secondo fallo personale per Bryce Johnson. Due falli anche per Kinsey, per Mobio e per Querci. Terzo fallo personale per terzo fallo di squadra, chiedo scusa, per Capodorlando. Gira il lunetto per Simone Barbante che sbaglia il primo, troppo lungo. Barbante che è un 2,13 ma dotato di un'ottima mano. Applauso di incoraggiamento del suo pubblico. Mette il secondo, parità ancora una volta il forum, 27-27. Palla nelle mani di Terence Kinsey, blocco di Johnson,
ancora Kinsey, fuori verso Querci, alto il pallone per Johnson che ha delle braccia lunghissime, ma la palla era veramente complicata da gestire, recupera bene in qualche modo il pallone, 7 minuti e 30 secondi da giocare nel secondo quarto. Saccaggi, blocco di Barbante, non lo usa Saccaggi, fuori per Barbante, sfilato il tiro, la tripla di Barbante, che l'ho detto, ha le mani per farlo, e infatti non sbaglia, 30 Biella, 27. Capo spegnendo, stiamo attenti perché loro stanno prendendo il loro ritmo, a tassimo. Grazie mille Giorgio, sicuramente comprensibile la pausa chiamata da coach Sodini, che avverte i suoi di tenere alta la guardia, non mettere in fiducia Biella, intanto la partita è ancora piuttosto combattuta. Tanto fallo commesso da Pellone, si prende la piena responsabilità il numero 20 rossoblu, e il secondo fallo del quarto per Biella. 15 secondi per Capodorlando. Rimessa d'attacco nelle mani di Laganà, che la cede a Kinsey. Kinsey, spallate con Saccaggi, Kinsey fuori per Bryce Johnson, ancora verso Laganà. Laganà prova a mettersi in proprio, il tiro da due, troppo lungo, rimbalzone di Lombardi, che allarga le ali per acciuffare il pallone. Vediamo se Biella riuscirà ad allungare. Lombardi, erroraccio però da parte dei rossoblù. Non si sono intesi numero 21 e Pallone recupera e ringrazia Capodorlando. Tre palle perse da Biella nel primo quarto. 6 minuti e 35 da giocare invece nel secondo. 30 Biella, 27 Orlandina. Laganà prova ad andare fino in fondo, stoppata preventivabile, citofonata di Barbante sul tentativo un po' velleitario qui da parte di Laganà. Saccaggi gira verso Massone, gli va in aiuto proprio Barbante, fuori proprio ancora per il centro, altro tentativo, altra tripla di Simone Barbante, 33 Biella, 27 Capodorlando. Due bombe importantissime per Barbante che hanno creato questo piccolo spaccatura in una partita finora piuttosto equilibrata. Massimo vantaggio per Biella, firmato dal suo numero 10 Kinsey, tripla completamente fuori ritmo, di fatto lunga, rimbalzo Massone, 5 minuti 46 secondi, corre Massone, fuori per Barbante, la gira verso Saccaggi, Saccaggi ancora per Barbante che la fine in fondo, in salute, in fiducia, non riesce il layup volante per il suo centro di Biella che viene adesso osannato dal pubblico. Applausi veramente meritati per l'apporto che sta dando alla partita. Tanto rientra il campo Bortolani. Cinque minuti e 30 secondi da giocare nel secondo quarto. Capodorlando deve ricucire 6 punti di margine. Kinsey verso Laganà. Laganà un po' esasperato perché attendeva un movimento. 8 secondi. Johnson qui esagera, è bravo ed intelligente Saccaggio, rubagli il pallone, prova a spingere. Laganà bravo a metterci una pezza. Massone, poche idee per Capodorlando nelle ultime azioni offensive. Massone fuori per Barbante, vediamo se se la sente ancora, invece no, la cede Bortolani, subito raddoppiato, palla ancora verso Barbante, prova ad attaccare il ferro, mette fuori un pallone verso Massone, 4 secondi, Massone per Bortolani, solissimo, la tripla di Bortolani, lunga, poteva attaccare la giugulare della partita Bortolani, invece la palla non entra, ancora più 6 per Biella, Laganà, blocco di Johnson, Laganà proprio per il numero 11, alza il pallone, una deviazione all'ultimo, gli toglie un pericoloso gioco da tre punti, avrà solo due liberi, il prodotto di North Carolina inquadrato, già 10 punti per lui, due liberi che adesso servono come ossigeno a Capodorlando per non lasciare scappare Biella. Bortolani che esce, evidentemente anche un po' zoppicante, potrebbe esserci qualche problema per lui, che spiegherebbe anche il motivo per cui si è visto poco finora, dopo l'ottimo avvio, evidentemente qualcosa non va,
Mette il primo libero Johnson, porta i suoi a quota 28, rientra comunque in campo Polite, il miglior realizzatore finora di Biella con 8 punti. Vediamo se fa 2 su 2 Johnson. Palla che danza sul ferro, ma entra. 33 Biella, 29 Orlandina, 4 punti fra le due squadre. Palla verso Massone, si accaggia dall'altra parte per Lombardi, prova a schiacciarla, non riesce, per poco aveva alzato completamente il pubblico del forum dei seggiolini. Lombardi, qua lo vedete decollare, il numero 21, palla che non entra per poco, avrà comunque un viaggio in lunetta per portare i suoi a quota 35, nella migliore delle ipotesi, tanto capo d'Orlando a quota 29, grafica che va aggiornata. Sbaglio il primo Lombardi e neanche di poco. Pubblico prova ad incoraggiare il giocatore prodotto di Biella, ma esperienza in Serie A a Pistoia, l'anno scorso a Treviso in A2, un brutto infortunio proprio sul più bello, i playoff. 34-29 più 5 Laganà, blocco di Donda. Laganà alza la parabola, trova il canestro e fallo. Marco Laganà, grandissima giocata fuori dal cilindro, un'invenzione per il prodotto del vivaio biellese. Fallo commesso da Saccaggio, il secondo per il capitano rossoblu, che non è assolutamente d'accordo. Quarto fallo per Biella, 4 anche per capo d'Orlando, squadra che hanno esaurito il bonus. Con 4 minuti e 16 secondi da giocare nel secondo quarto, si accaggia a colloquio con uno dei tre arbitri. Tanto la Ganà e Lunetta che attende in maniera spasmodica. Sinceramente incomprensibile questa pausa, ma libero aggiuntivo dunque per la Ganà. Intanto vediamo il grande canestro, il numero 18, che sbaglia però il libero aggiuntivo. Donda prova a lottare a rimbalzo, recupera però Biella, 34-31 più 3. Massone, Saccaggi, tripla che non va a segno, rimbalzone di Eric Lombardi, toglie le ragnatele dal soffitto, fuori ancora verso Saccaggi che punta il canestro e fallo. Saccaggi si toglie un sassolino dalla scarpa, evidentemente ci teneva, da come interpretato l'ultimo possesso, a farsi perdonare tra virgolette quel fallo che non ha visto molto d'accordo il capitano rossoblu. 36-31 con l'opportunità di allungare ancora, rientra in campo Place Johnson al posto di Donda, primo fallo per lui. 3 minuti e 58 da giocare al forum in questo primo tempo. Saccaggi mette il libero, 37-31, ancora più 6 per Biella, che tiene il naso avanti. In una partita comunque piuttosto equilibrata, Johnson per Laganà. Laganà alza la parabola, si lamenta per un fallo che non viene ravvisato. 3 minuti e 38 da giocare, Massone, solito palleggio elegante del playmaker valdostano, fuori per Eric Lombardi, quindi Emanuele Mogbo, testa alta, attende movimenti, gira verso Massone, palla che sfugge dalle mani del playmaker biellese, palla persa, recupera così capo d'Orlando, sempre 6 punti fra le due squadre con 3 minuti e 22 secondi da giocare. Capo d'Orlando che ha esaurito il bonus, così come Biella, lo ricordo ancora. Lucarelli per Johnson, ancora per Laganà, blocco di Bryce Johnson. Laganà gira verso Kinsey, c'è Polizzi di lui, palla verso Johnson, spalla canestro, si gira, palla decisamente troppo lunga, Lucarelli lotta a rimbalzo, è suo però l'ultimo tocco, recupera Biella che può adesso allungare ancora, ultimi 3 minuti di gioco nel secondo quarto. Palla nelle mani di Emanuele Mogbo, quindi ancora per Ed Polite,
ricordo 8 punti per lui finora. Adesso punta Kinsey, accede poi Omogbo, quindi ancora Saccaggi, palleggia, resto tiro, non va a segno, lotta Omogbo, rimbalzo, Kinsey prende il pallone ma pasticcia un po', palla persa in maniera banale dall'esperto giocatore di Capodorlando, che poi ha un gesto di stizza, penso con se stesso, perché sapeva benissimo di aver pestato la linea di fondo. Pubblico reclamava un tecnico, Kinsey è un giocatore di immensa esperienza, probabilmente si aspetta anche molto da se stesso. Saccaggi fuori verso Massone, blocco di Lombardi, ottimo lavoro di Lombardi qui, Massone si prende la tripla, fuori Ricco, tra il canestro di Federico Massone, inventato totalmente dal nulla, 40-31 più 9 per Bella, massimo vantaggio firmato da questa tripla di Federico Massone, ben aspettata. La gara dall'altra parte, palla persa, recupera Biella. Capodorlando adesso in difficoltà, poche idee in attacco, va detto, per i siciliani. Biella che sta trovando le proprie certezze con l'andare dell'incontro, blocco di Omogbo, Polite fuori, ancora per Omogbo, circolazione verso Massone, Massone alza la parabola troppo lunga, rimbalzone di Johnson, corre dall'altra parte Capitan Lucarelli, 2 contro 2, palleggia, resto chiuso di Lucarelli, troppo corto, rimbalzo Polite, si arrabbia nemmeno poco coach Sodini con il suo giocatore, evidentemente non era la scelta che si aspettava da lui. Lombardi, palla verso Saccaggi, Saccaggi prova ad andare fino in fondo, subisce il fallo, 2 liberi per il capitano biellese, opportunità per Biella di andare addirittura in doppia cifra di vantaggio. Arrabbiato Laganà e il coach Sodini giustamente interrompe ancora il gioco, chiama raccolti i suoi, dice il palapaglietta una ventina di anni fa ormai, ancora quando Biella giocava in A2 prima dell'avventura in Serie A. Saccaggi sbaglia il primo libero, ancora ferma quota 40 Biella, 1 minuto 32 per giocare nel secondo quarto, mette secondo Saccaggi, più 10, massimo vantaggio toccato con questo libero del capitano per Biella, 41-31. La gana verso Kinsey, fuori per Mobio, quindi Bellan, ancora verso Terence Kinsey, Johnson, il blocco, Bellan, circolazione ridotta al minimo veramente per Capodorlando, Bellan costretto a inventarsi un tiro insensato che entra, molto fortunato qui va detto l'Orlandina che ha attaccato alla grande nei primi 10 minuti di gioco ma ultimamente sta un po' improvvisando. Canestro comunque memorabile per Bellan. Polite dall'altra parte, Lombardi, quindi Massone, ultimi 48 secondi nel secondo quarto. Massone, no look per Omogbo, piazzato di Emanuele Omogbo dall'angolo, grandissimo canestro del centro nigeriano, da sottolineare però anche il passaggio no look di Federico Massone, intanto Johnson dall'altra parte l'appoggia, si prende 2 tiri liberi, di nuovo più 10 per Biella, vediamo se Capodorlando riesce a scendere sotto la doppia cifra, sta per rientrare in campo però Simone Barbante, che normalmente dà il cambio ad Omogbo, così è anche questa volta. 8 punti per il centro nigeriano, applausi per lui, soprattutto per l'ultimo bellissimo canestro. Intanto Massone a colloquio con coach Galbiati, scambio di parole tra i due. Giro in lunetta per Bryce Johnson, sbaglia il primo tiro libero, non precisissimo questa sera Johnson dalla lunetta, lui che tira però con il 79% di stagione, mette il secondo, 43-39. Il 79% che è chiaramente un'ottima percentuale per un lungo. 30 secondi, 18 per Biella per chiudere l'azione, probabilmente l'ultima di questo secondo quarto per il rossoblu. Saccaggi alza la parabola, gran canestro di Capitan Saccaggi, 45-34, ancora più 11, ultimo possesso nelle mani di Marco Laganà, 10 secondi per Capodorlando.
la gana contro Barbante, gli prende la tripla in faccia, palla che non entra, Massone recupera dal centrocampo e prova ad inventare. Era veramente molto complicato, finisce qui il primo tempo, 45 Biella, 34 Capo d'Orlando, partita che si è spaccata nel secondo tempo. Siamo qui con Marco Savini per un allungo importante, quasi tutto pronto. Primo possesso del terzo quarto che sarà per Capo d'Orlando, con Bellan che la cede a Marco Laganà. 6 punti per lui finora. Kinsey proprio verso Simone Bellan che attacca il ferro, gran canestro di Mancino appoggiato per Simone Bellan, ex giocatore di Casale. 5 punti per lui, 45-36, riporta i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio. Omorbo verso Massone, Massone si prende il centro dell'area, verso Donzelli, non si chiude il pick and roll, recupera Johnson che poi regala un pallone banalissimo a Polite che si prende due tiri liberi, ma lui i capelli per Bryce Johnson. Vediamo se Polite confermerà la sua ottima percentuale perfetta, direi, al tiro questa sera. Sbaglia però il primo Ed Polite. Ancora più 9. Che rimane più 9, 0 su 2 di Ed Polite. Noi abbiamo evidentemente gufato eccessivamente. Vediamo se l'Orlandina ricucirà ulteriormente. Kinsey, blocco di Johnson, tripla di Terence Kinsey, altro errore, 1 su 8 adesso complessivo per i siciliani. Polite punta Kinsey che commette fallo, non si chiude la giocata da 3 punti per Ed Polite, secondo fallo del quarto per l'Orlandina e il terzo soprattutto per Terence Kinsey che è stato fuori per un lungo periodo nel primo quarto dopo averne commessi 2 in rapida successione. Altro viaggio in onetta quindi per Ed Polite che deve farsi perdonare lo 0 su 2 precedente, mette il primo, 46-36, quella di nuovo su più 10. Diventa più 11, 2 su 2, perfetto Ed adesso dalla lunetta, 46-36, 9 minuti da giocare nel terzo quarto, Laganà. Verso Kinsey, blocco di Johnson, Kinsey gira verso Laganà, blocco ancora fornito da Bryce Johnson, Kinsey, c'è Polite su lui, circolazione perimetrale, palla verso Lucarelli, alza la parabola, sono 2 tiri liberi per il capitano siciliano. Confermati di fatto i quintetti titolari, tranne per il fatto che c'è Massone al posto di un evidentemente infortunato Bortolani. Lucarelli mette il primo, porta i suoi a quasi 37. Sbaglia però il secondo, sempre più 10. 1 su 2 dalla lunetta per Jacopo Lucarelli. Saccaggi verso Massone, blocco di Donzelli, Massone finta la tripla, poi gira verso Saccaggi, capisce tutto Kinsey, possesso ancora per Biella con 12 secondi sul cronometro. Massone raddoppiato, fuori verso Saccaggi, ancora Massone che punta Bellan, dentro però Morbo, grandissima azione di Biella, grandissimo canestro di Emanuele Morbo che si prende anche il fallo aggiuntivo, il libero aggiuntivo. E il secondo fallo per Lucarelli, il terzo di Capo d'Orlando in questo terzo quarto, arrabbiatissimo coach Sodini. Passaggio di Massone veramente da applausi, miglior passatore probabilmente del girone, il talentuoso playmaker Vallostano.
libero aggiuntivo che va a segno, 50-37, massimo vantaggio per Biella sul più 13 in questo momento, con 8 minuti e 14 secondi da giocare nel terzo quarto. Lucarelli per Johnson, c'è un Omogbo su di lui, sportellate tra i due, fallo commesso da Omogbo, si arrabbia Johnson che reclama giustizia. E il secondo fallo personale per il centro nigeriano di Biella. Possesso per Capodorlando, Johnson contro Polite, Johnson carica testa bassa, ultimo tocco di un giocatore biellese, ulteriore possesso per Capodorlando, 7 minuti e 59 secondi. La Ghana verso Kinsey, si prende la tripla, Kinsey non va a segno, rimbalzo Massone, a terra saccaggia la Ghana, si lamenta la Ghana con uno dei tre arbitri, quindi saccaggia ancora verso Massone, si impesta un po' i piedi con Omogbo, quindi Dozzelli, Omogbo tripla centrale, palla che non entra, però la palla rimane lì, rimbalzo di Ed Polite, bravo e anche un pizzico fortunato mettere le unghie sul pallone. Dozzelli triplicato, Omogbo piazzato troppo corto, Lucarelli deve spingere Capodorlando, Lucarelli fallo commesso da Omogbo che rischia qualcosa in questa occasione. Terzo fallo personale per Omogbo, anche il terzo di squadra per Biella nel terzo quarto. Esce Lucarelli, rientra in campo Josef Mobio per Capodorlando. Lagana palleggia il giocatore calabrese che poi si prende anche un fallo e due tiri liberi su un fallo commesso da Ed Polite, il suo secondo fallo personale, però il quarto per Biella, che esaurisce il bonus con 7 minuti ancora da giocare nel terzo quarto. Sicuramente una buona notizia per Capodorlando che può attaccare a testa bassa per cercare di recuperare i 13 punti di distacco. La Ghana mette il primo, Capodorlando che sale con la 38. Uno su due però di Laganà, non riesce a completare il viaggio in lunetta. Donzelli, Lugugno al pubblico, possesso ancora per Biella, chiama lo schema saccaggi, Massone fuori ancora per saccaggi, Kinsey, palla verso Donzelli, pasticcia un po' l'azione Biella, Polite in qualche modo, poi si prende una tripla assurda che va a segno. Azione confusionaria di Biella, però gran canestro di Ed Polite, 13° punto personale per il numero 24 rossoblu. 53-38, Biella vola sui più 15, palla verso Johnson, solo se lo dimentica Omogbo. 53-40. Sei minuti e 23 da giocare, Biella però adesso al coltello dalla parte del manico, Massone, il piazzato che non entra, Johnson si prende il pallone, Kinsey corre dall'altra parte, fallo in attacco commesso evidentemente da Mobio. Ti interrompo un attimo per aggiornarti sulla situazione di Eric Lombardi, che prima ha preso un pugno sul naso, i dottori l'hanno controllato e fortunatamente non è rotto. Grazie, ti ridò la linea. Perfetto Giorgia, puntualissimo. Tanto palla persa da Mobio, recupera Capodorlando, sempre 13 punti però. La Ghana si prende una tripla, ancora una volta un altro errore, continua a litigare col ferro Capodorlando dall'arco dei tre punti, un solo tiro realizzato finora, veramente molto poco a fronte di una decina tentata. Donzelli spalla canestro, recupera però Capodorlando, tante palle perse per Biella, ma adesso Capodorlando ce l'ha anche del suo, 3 contro 1, Polite, la cena di Mobbo, che la appoggia il tabellone, Polite rimbalza il volo, Biella pasticcia, non riesce a trovare un canestro facile, la palla ce l'ha ancora Polite, commette fallo però,
Querci, quinto fallo per capo d'Orlando, e il quarto anche per Querci. Problemi di falli per lui. Entra in campo mascherato Eric Lombardi per prevenire altri danni al naso. 5 minuti e 26 da giocare, giro in lunetta per Ed Polite, miglior realizzatore dell'incontro per Biella, con 13 punti, perché il migliore in assoluto è Bryce Johnson. Sala quota 14, Polite, vediamo se riesce a pareggiare il suo connazionale ma in maglia orlandina. 2 su 2 Polite, sala quota 15, quindi ci sono anche punti fra Biella e capo. Biella che è una mano e mezza sull'incontro in questo momento, nonostante le tante difficoltà offensive di capo d'Orlando. La canna verso Bobbio, Bobbio per Kinsey, blocco di Johnson. Biella difende bene, capo d'Orlando deve inventarsi qualcosa. 5 secondi, Bellan, 3 secondi, Bobbio si gira, si prende un tiro complicato, palla che dentro ed esce, anche un po' sfortunata qui la formazione ospite. Massone, ultimi 5 minuti del terzo quarto, Omolbo, finta al passaggio dentro, quindi Polite, di nuovo Omolbo, altra finta del centro nigeriano, c'è Kinsey su di lui che deve gestire bene i falli, Saccaggi gira verso Massone, quindi Lombardi si prende un piazzato dall'angolo, gran canestro di Eric Lombardi, della sale a quota 17 con 4 minuti e 30 da giocare, grazie al canestro, evidentemente. Che se le parole di coach Sodini dette a fine primo tempo sono ancora attuali purtroppo per capo. La Ganà taglia verso il canestro Johnson, palla però fuori per Mobio, deviazione con una gamba da parte di Lombardi, 14 secondi ancora per l'Orlandino con 4 minuti e 23 da giocare. Palla verso Mobio, quindi la Ganà per Bellan, ancora verso l'ex biellese, quindi Kinsey, Johnson, Polacci di lui, piroetta di Johnson, tiro complicatissimo, poi lui a lottare rimbalzo, servire Bellan, fa saltare Lombardi, grandissimo canestro di Simone Bellan, autore intellettuale però Bryce Johnson, che ha lottato come un leone a rimbalzo. 57-42, sempre un margine importantissimo. Biella può gestire davanti al suo pubblico. Bortolani è rientrato in campo, sembra stare meglio. Laganà, Lombardi, Polite, tiro in allontanamento, gran canestro, ispiratissimo questa sera Ed Polite, 17 punti per lui, miglior realizzatore finora, percentuali altissime per il rookie biellese. Laganà, saccaggio su di lui, quindi Mobio a spazio, una tripla a segno, si sblocca finalmente capo d'Orlando dall'arco, è la seconda tripla che entra in questa partita per i siciliani. 14 punti fra le due squadre, un'immensità ancora, 3 minuti esatti da giocare nel terzo quarto. Saccaggi, no, Bortolani, mi correggo, si prende un fallo, andrà in lunetta il talento biellese. Meno punti del solito per lui questa sera, ma tanti minuti in panchina. Fuori Mogbo, dentro Barbante, sta per rientrare, anzi per entrare in partita Ludovico De Angeli. Triestino prende il posto di Polite, applausi del pubblico di casa per Ed Polite, gran partita, lo ricordiamo ancora, del rookie americano. Classe 97, errore di Bortolani. Prodotto del college di Radford in Virginia, Ed Polite. 1 su 2 Bortolani, 60-45, più 15 con 2 minuti e 55 da giocare. La Ganà, è rientrato anche in campo Gonda. Kinsey. Laganà, tripla,
fuori misura di Laganà, percentuali basse per lui questa sera. Raccoglie il possesso di Ella. Saccaggi, gira verso Lombardi, Lombardi per Bortolani, dentro ancora per Eric Lombardi, fa la commessa da Bellan, gira in lunetta anche per Eric Lombardi, capo Orlando ancora alle corde, po' sconsolato qui il giocatore ex casalese. 2:25, Lombardi può portare di nuovo Biella sul più 17 nella migliore delle ipotesi. Mette il primo Eric Lombardi, che con Laganà condivide una magnifica esperienza. Medaglia d'oro agli europei under 20 nel 2013. Oltre una Coppa Italia vinta qui a Biella in A2. Bobbio ancora verso Bellano, va a sbattere contro Barbante. Barbante che aveva le braccia altissime, piedi forse non completamente a terra. 2:15 da giocare, 61-45. Si concede un gol in lunetta Bellano. Punti segnati finora da Capo d'Orlando nel terzo quarto, pochi esattamente come i 13 del secondo quarto. Biella ha alzato il livello difensivo, intanto Bellan non rende al meglio in lunetta. Da 0 su 2 addirittura il rimbalzo per di Donda, che mette una pezza agli errori del suo compagno. Tanta imprecisione per i siciliani sia in lunetta che dall'arco, di fatto percentuali che parlano chiaro. 2 minuti ancora da giocare nel terzo quarto. Bortolani in angolo per Saccaggi. Saccaggi prova ad avvicinarsi, fuori verso Bortolani, la tripla di Bortolani che non entra, rimbalzo preso da Giancarlo Gallipoli, appena entrato in partita. Kinsey dall'altra parte si prende 2 tiri liberi. Entrambe le squadre hanno già esaurito il bonus da diversi minuti. 7 punti per Kinsey, che era partito molto bene, poi ha faticato trovare la via del canestro. Inquadrato l'ex giocatore di Fenerbahce, Stella Rossa, ma anche di FS Istanbul. Mette il primo libero, porta il suo a quota 48. Su 2 per lui, 14 di media campionato nel girone di andata. Lombardi pressa e difende forte Kinsey, che si arrabbia. Era una difesa che poteva starci, in effetti. Qui arbitro un po' condizionato dal mugugno del pubblico. Un fallo che chiaramente costa caro, perché Lombardi duela in lunetta. 61-49, più 12. Minuto 43 da giocare. Lombardi sbaglia il primo. Mette per il secondo. 62-49. Più 13 per Biella, 1:40. Gallipò. Fallo commesso da De Angeli. Ravvisato addirittura da 2 arbitri contemporaneamente. Giro in lunetta quindi anche per Terence Kinsey. Kinsey che tira col 77% ai liberi, chiedo scusa. Tiratore piuttosto affidabile, mette il primo, riporta i suoi sul meno 12, che diventa meno 11. Si è riavvicinata Capo d'Orlando. Biella un po' mollato il piede dell'acceleratore. Lombardi pressato da Lucarelli, raddoppiato da Bellan, recupera Kinsey che può andare verso il canestro. C'è Lombardi che è un difensore
Atletico. Kinsey sbaglia, palla persa in maniera banale dall'esperto Terence Kinsey, non una gran giornata per lui, rischia ancora qualcosa per Lombardi. Saccaggi, Biella riesce a passarla a metà campo dopo aver visto le streghe. Lombardi piazzato, sbagliato, gran rimbalzo per la De Angeli, quindi Saccaggi la tripla, ancora una volta fuori misura, rimbalzone di Lombardi, due liberi per Lombardi. Biella che sta un po' faticando ma lotta, fa la voce grossa, rimbalzo. Altro viaggio in lunetta per Eric Lombardi, coach Sodini non è soddisfatto, esce Bortolani, esce De Angeli, rientrano Polaito e Pullone. Cinque punti per Eric Lombardi questa sera. Grosso modo la sua media, intanto mette il primo libero. Sala quota 6. Sbaglia il secondo. Lucarelli. Ultimo tocco di un giocatore di Biella. Nessuna protesta. Ancora 12 punti. Un minuto da giocare nel terzo quarto. Dall'ipo verso Kinsey, ultimo tocco di pallone, la recupera Kinsey, 12 secondi per chiudere l'azione, si mette in proprio Kinsey, poi sbaglia, cercato dall'ipo invece di tirare, Lombardi dall'altra parte la appoggia, c'è il canestro, c'è anche il fallo, palla che aveva già toccato il tabellone, chiede scusa Kinsey ai suoi compagni, serataccio veramente per l'americano, secondo fallo per Gallipò. 11 punti per lui, ma tanti errori. Esce Saccaggi, rientra Massone. 40 secondi da giocare, più 14 di Biella che può ulteriormente allungare. Non sbaglia Lombardi, più 15 ancora una volta, respinto il mittente, il mini tentativo di accorciare di Capotorlando. 35 secondi, Gallipò, in qualche modo, però resta il palleggio, rischia, Bellan, difende bene Biella, Lombardi su di lui, Bellan prova a farsi spazio, c'è un muro però davanti, Kinsey, 8 secondi, Kinsey, la tripla di Terence Kinsey, palla che entra e esce, gran rimbalzo per Lidonda, stoppato poi da Lombardi, in maniera obiettivamente sembrava corretta, non secondo uno dei tre arbitri, viaggio in lunetta quindi anche per l'Orlandina, secondo fallo per Lombardi, 16 secondi da giocare, lo rivediamo, Donda prende il rimbalzo, prova ad andare su, stoppato, beh no, Lombardi prende anche un po' di braccio, fischio che ci sta. Esce Kinsey, entra in campo Cucenna Ani, fa il suo esordio in questa partita. Altro giovane, classe 2000, mette il primo libero d'onda, terzo punto della sua partita. Uno su due, ancora una volta non perfetta, Capodorlando ai liberi. 66-52, 11 secondi, 10, Bella può andare fino in fondo, Massone, blocco di Barbante, Massone ha un po' di spazio, poi perde il pallone, 3 secondi ancora sul display, possesso Capo di Orlando che può inventarsi qualcosa, il canestro aiuterebbe a proiettarsi nel quarto quarto con positività. Questo il margine è veramente grande. Esce Barbante, entra De Angeli. Capo a 3 secondi per cercare un tiro, però deve partire dal proprio canestro. La Ganà non ha soluzioni. Va verso il compagno Ani, palla persa, Biella può chiudere, pallone, alza la parabola, primo ferro. E dà la possibilità di rientrare, per poco Capo non
riceve il definitivo colpo di grazia, 66-52 dopo il terzo quarto alla mezz'ora. Dopo il lavoro di quarto quarto per riaprire la partita, il basket chiaramente strano, non è da escludere l'eventualità, anche se gli ultimi 20 minuti obiettivamente hanno dato pochi suggerimenti in tal senso. Primo possesso dell'ultimo quarto per Biella, Massone che gira verso Eric Lombardi, Lombardi punta il ferro, gira in angolo verso Pollone, pasticcia un po' Pollone, l'ultimo tocco però è di Lucarelli, quindi ancora Biella in possesso, 15 secondi per completare l'azione. Quadrato coach Galbiati che comunque può ritenersi soddisfatto. Biella non sembrerebbe aver patito la sconfitta di Scafati di 7 giorni fa. Lombardi la consegna a Massone, si ritrova un muro davanti, dietro per Barbante. Sfortunata qui però Capodorlando che aveva difeso molto bene, anticipando una facile lettura del pick and roll biellese. Ultimo tocco però per Capitan Lucarelli, ancora possesso per l'Orlandina. Massone, Barbante, adesso Biella esagera, chiaramente per la palla, ma c'è un'infrazione di passi da parte di Gallipò. Attonita la panchina siciliana e mi sento di definirmi d'accordo con loro. Ancora 66-52. Possesso Biella, Lombardi si prende una tripla fuori ritmo, palla che non entra. Raccoglie il rimbalzo Capodorlando che poi rischia tantissimo tra Gallipò e Lucarelli. Fa veramente di tutto qui Capo per perdere il pallone, riesce comunque a passare la metà campo al pelo. Gallipò, c'è un fallo commesso da un giocatore di Biella ad occhio. Primo fallo del quarto quarto per il rossoblu. Il secondo personale per Matteo Pollone. Partita che è stata esteticamente bella direi nel primo quarto, non solo per l'equilibrio ma anche per il livello del gioco, poi tanti errori, veramente tanti errori. Bellano, ultimo tocco di un giocatore biellese, 7 secondi per Capodorlando per completare l'azione. Rientra in campo Kinsey al posto di Gallipò. Laganà, tripla, fuori ritmo, a segno, Marco Laganà, gran canestro. Vediamo se riesce a dare un po' di brio ai suoi compagni. 66-55, 11 di differenza, con 9 minuti esatti da giocare nell'ultimo quarto. Lombardi sbaglia Pollone, Kinsey può andare fino al ferro, Massone su di lui, fallo commesso da Massone. Qui Kinsey ha rischiato veramente tanto perché fallo sembrerebbe, potrebbe starci, ma al pelo direi. Serie di cambi per coach Galbiati, rientrano in campo Moggo e Polite. Vediamo se Kinsey riesce a portare i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio. Mette il primo Kinsey. 66-56. Su 13 dal campo, dalla linea dei tre punti per Capodorlando dopo la mezz'ora, è arrivato adesso il taglio delle statistiche. 2 su 2, 66-57, Massone corre bene dall'altra parte, Mambo, palla per Lombardi, il canestro e il fallo, Eric Lombardi, a Biella serviva esattamente questo, proprio quello che Capodorlando deve evitare, un canestro così, facile, con tanto di fallo. È il primo di Capodorlando in questo quarto quarto, terzo personale per Lucarelli. Biella che è una squadra giovane ed atletica, chiaramente se corre fa danni, danni in senso positivo, ma negativo per Capodorlando.
69-57, ristabilisce la doppia cifra di vantaggio Eric Lombardi, chiedo scusa. Kinsey per Bellan, blocco di Bobbio, Bellan ha poco spazio, 10 secondi per tirare. Bellan contro Lombardi, si inventa una parabola complicata, palla che danza sul ferro, lotta, rimbalzo, la Ganà che poi la alza, si prende due tiri liberi rischiando anche il canestro e fallo. Viaggio in lunetta per la Ganà, 8 minuti 23 secondi, attenzione perché il quarto fallo per Giordano Bortolani, ma anche il terzo per Biella, sta bruciando un po' troppo velocemente il suo bonus. Mette il primo la Ganà, porta i suoi a 58. E diventano 59, dodicesimo punto per Marco la Ganà. Lombardi, chiuso da due maglie blu, si lamenta il pubblico per un fallo verso il suo giocatore. Massone in angolo, Polite, Omorbo, tripla centrale di Emanuele Omorbo, qui entra, c'è anche un fallo commesso da un giocatore di Biella, quindi la tripla è valida, 72-59. Qui vediamo, direi una sbracciata di Lombardi. Dunque, no, il fallo non è stato ravvisato, quindi si riparte col possesso per Capo d'Orlando, sempre tra falli per Biella. Kinsey, 7 minuti e 55 secondi, Kinsey arresta il palleggio, va dalla Ganà dentro per Johnson che è un po' uscito dall'incontro, per Querci, si prende la tripla, Querci entra, si sblocca anche Querci, primi tre punti dell'incontro per lui, di nuovo 10 punti, 72-62. Vediamo se Capo d'Orlando riesce a regalarci di nuovo la partita, di fatto, dopo che i due quarti centrali hanno visto Biella di fatto allargare il divario. Sarebbe sicuramente divertente per il pubblico neutrale. Massone, la Ganà, difende forte su di lui, si lotta a terra, palla contesa e la freccia indica verso il canestro di Biella, quindi possesso recuperato da Capo d'Orlando, che adesso ci deve credere. 7 minuti e 30, c'è tempo di fatto. Biella non deve mollare psicologicamente la partita, esce Massone, rientra Capitan Saccaggi, serve sicuramente la sua esperienza. 4 falli per Biella, 1 per Capo d'Orlando. Biella già esaurito il bonus. Kinsey rischia tanto, qui Kinsey stava per perdere il pallone, la Ganà, blocco di Johnson, la Ganà, punta al ferro, la Ganà sbaglia il layup, sarebbe potuto costare veramente tanto. Difesa biellese tagliata in due da Marco la Ganà. 7 minuti e 11, Saccaggi, Biella ha bisogno di punti qui per allontanare gli spettri. Donzelli rischia la persa, ancora Polite, si prende la tripla, la sua giornata, palla che entra ed esce, sfortunato quello di Polite. Bortolani sfidato il tiro, Capo d'Orlando si dimentica di lui, sbaglia per Bortolani, non una gran serata per Giordano, 8 punti soltanto, ma anche il rimbalzo d'attacco per Biella, taglia bene Bortolani, schiacciata, grande canestro di Biella, backdoor che produce due punti utilissimi, che scaccia la paura. 74-62, palla verso Kinsey dall'altra parte, la palla va là sul ferro, ancora Kinsey stoppato da Polite, più 12, adesso il pubblico entra in partita, Biella riprende i ritmi a lei congeniali. Il cielo Bortolani non una gran serata, subito corretto da questa schiacciata. Tanto secondo fallo del quarto per Capo d'Orlando, l'ha commesso nello specifico Lorenzo Querci, quinto fallo per lui, esce dall'incontro. C'è anche un time out chiamato da Capo d'Orlando sul più 12 per Biella.
con 6 minuti e 14 minuti possiamo ancora giocarcela. Voglio che stiate concentrati. A te. Eh sì, Giorgia, sicuramente quella tripla solitaria di Bortolani è una cosa che chiaramente Capodorlando deve evitare a tutti i costi. Saccaggi verso Donzelli, Donzelli perde un altro pallone, una gran serata per Donzelli, vediamo se porterà fortuna anche a lui. Capodorlando c'è dall'altra parte, spalla canestro Bryce Johnson, ha preso le misure su di lui Morbo, Johnson si gira a mezzo gancio che non va a segno, rimbalzo difensivo di Biella, anche un fallo commesso da Capodorlando, nello specifico dalla Ganà, il suo secondo fallo, non è assolutamente d'accordo la guardia calabrese, ex rossoblù. Sempre più 12, trascorrono i secondi, la Ganà su saccaggi, l'ultimo tocco è evidentemente la Ganà, ancora una volta non d'accordo con l'arbitro, ci mette veramente grande voglia inquadrato la Ganà, un giocatore di cuore oltre all'indubbio talento. Saccaggi, Omogbo, parabola strana, airball del centro nigeriano, 5 minuti e 30, ancora 12 punti, attacchi un po' inceppati ultimamente. Lagana, blocco di Johnson, Lagana dentro proprio per Johnson che sbaglia una schiacciata facilissima, poi si prende il rimbalzo, stoppato però da Polite. Che partita di Ed Polite, sta mettendo tanti cerotti alle lacune biellesi, sia in attacco che in difesa. Lagana commette un altro fallo, il terzo, quarto invece per Capodorlando in questo quarto quarto. Bryce Johnson che ha fatto un grande primo tempo, ma è veramente uscito dall'incontro, merito anche di Biella sicuramente, ma ci ha messo anche del suo, l'ultima azione l'ha confermato. Entrambe le squadre con quattro falli. Omogbo sbaglia male il primo libero, tecnica rivedibile per il centro nigeriano. Uno su due, mette il secondo, 75-62 più 13. Lagana per Kinsey, blocco di Johnson, ancora Kinsey, Franco bollato su di lui Donzelli, Lagana gira verso Mubio che mette un gran canestro, in questo caso Joseph Mubio, 75-64, 11 punti fra le due squadre, Biella non riesce a chiuderla, Capodorlando non vuole perderla, Bellane, eccessiva fuga qui nella difesa, andrà in lunetta Bortolani, arbitraggio molto pignolo, partita spezzettata, tanti falli per i giocatori in campo, oltre a Querci già fuori per 5 falli, ce ne sono veramente tanti, ne hanno 3 o 4, perché siamo nel quarto quarto, ma abbiamo visto veramente tante interruzioni. Uno su due Bortolani, ancora una volta 12 punti, l'elastico è sempre quello, 4 minuti e 30, per alzare il ritmo adesso Capodorlando, Lagana gira verso Mobio, ancora Lagana, blocco di Johnson, passaggio brutto di Lagana, Bellano in qualche modo va fino in fondo, difende bene Biella, si prende un brutto tiro Bellano, recupera, corre, saccaggi dall'altra parte, quella più figa da Bortolani, Donzelli la schiaccia, 78 a 64, più 14 con 4 minuti da giocare. Lentamente forse iniziano a partire i titoli di coda, Lagana dall'altra parte, gran canestro di Marco Lagana, 78-66. 14 punti per l'ex biellese. Lagana pressa ancora forte su saccaggi, è un errore non solo perché è il suo quarto fallo, ma anche perché adesso Biella va in lunetta ad ogni singolo fallo. 3 minuti e 47, esce Donzelli, rientra Eric Lombardi. Capitan Saccaggi, 6 punti stasera per
numero 15 rosso blu, anche lui sotto la sua media, di fatto sia Bortolani che Saccaggio i due migliori realizzatori con 17-13 punti. Questa sera hanno faticato. Saccaggi 1 su 2, 13 punti tra le due squadre, 79-66. Laganà verso Kinsey. Kinsey, vediamo se si mette in proprio, si prende la tripla. Tavens Kinsey, rimbalzo importante di Bryce Johnson, si gira, non riesce però a trovare il canestro. Rimbalzo Mobio, Kinsey ci riprova, tripla, questa volta segno, dai dai, alla fine Capo d'Orlando riesce a trovare un canestro importante, riporta i suoi sotto di 10 punti. Terence Kinsey, 16° punto per lui. Cade a terra intanto Bortolani, mugugna al pubblico, cade a terra dall'altra parte Bellan, vediamo qual è la scelta dell'arbitro. Fallo commesso da Bellan, credo. Si arrabbia la panchina siciliana. Tanto Johnson fa arrabbiare il pubblico bellese, continuando a far schiacciate. Sorride insieme a Domogbo. L'arbitro va a dirgli qualcosa, ma non ci trovo niente di male personalmente. Tre minuti e 11, 10 punti alla fine. Direi che il possesso di Capo d'Orlando, quindi è stato un fallo commesso da Biella a occhio e croce. Fischi del pubblico, anche un pizzico di paura. Palla ancora verso Kinsey, raddoppiato, gira verso la Ganà, 13 secondi per chiudere l'azione. Laganà su di lui, molto Laganà, la tripla di Laganà, segno. Attenzione perché Capo d'Orlando torna sotto di 7 punti e coach Galbiati maglia e contro la zona, tutto qua. Grazie Giorgio, grazie anche a Gianmarco, figlio di coach Bartelli, coach del team scossato, primo in Serie C Silver. Corre Polai dall'altra parte, attenzione perché può andare verso il ferro, passaggio rischioso verso Molto. Si è salvata bene di Capo d'Orlando, Molto si prende la linea di fondo, fuori ancora verso Polai, 2 minuti e 40, possesso per Biella che ha 10 secondi per chiudere l'azione. Saccaggi, blocco di Lombardi, 8 secondi. Saccaggi probabilmente si prende la tripla da lontanissimo, airball di Capitan Saccaggi. 2 minuti e 30, Capo d'Orlando ha l'opportunità di accorciare ulteriormente. Applausi di incoraggiamento del pubblico per caricare i propri, che adesso chiaramente diventano fischi. Omolpo lotta per poco, non ruba il pallone a Johnson. Laganà rischia tanto qui Capo d'Orlando. Laganà esagera, perde il pallone, recupera Biella, corre Saccaggio dall'altra parte, la appoggia al tabellone. Sospiro di sollievo per Biella che sale a 4-81, di nuovo 9 punti. Grazie Giorgio, sicuramente ha ragione Marco Sevini, abbiamo visto rimonte anche più importanti nel basket, ma non si sa mai, anche se l'ultimo errore potrebbe pesare, vedremo come andrà a finire. Possesso per Capo d'Orlando, con le mani di Laganà, fischi del pubblico. Palla verso Kinsey, si prende subito la tripla Kinsey, palla che non entra, rimbalzo Lombardi, altro sospiro di sollievo del pubblico. Saccaggi verso Mogbo, verso pallone, quindi Lombardi, 10 secondi per chiudere, 1.50 sul tabellone. Grande intervento difensivo di Mobio che anticipa Lombardi, possesso ancora per Biella che avrà solo 4 secondi per andare al tiro. Con 1 minuto e 45 da giocare, la rimessa sarà di Capitan Saccaggi, quando vediamo il tuffo di Mobio, provvidenziale. Saccaggi la alza verso Polai, all'alley-oop clamoroso, sotto il netto Capo d'Orlando e Biella chiude di fatto la partita, 83-72, più 11, la Ganà dall'altra parte, sbaglia, ancora Bellan, la tripla di Bellan fuori misura,
si lotta ancora a rimbalzo, possesso per Capo d'Orlando, 1:32, spettacolare la schiacciata di Ed Polite, di solito la mette sempre nel prezzo d'ingresso del forum, è compresa la schiacciata del rookie americano, arrivata sul finale di partita, andrà sicuramente dritta negli highlights, Bellan, Mobio, la tripla di Mobio, airball, lotta, rimbalzo, Saccaggi, esulta il pubblico, sa che grosso modo è finita, Lombardi per Saccaggi, 1:20, più 11 per Biella, 83-72, Saccaggi, blocco di Mobio, girato il pallone in angolo verso Polite, si prende la tripla, la sbaglia ma si prende i tiri liberi perché c'è un fallo commesso da Terence Kinsey. Quarto fallo personale per l'americano di Capo d'Orlando. 10 minuti per Polite che già a quota 19 può ritoccare ulteriormente il suo personalissimo score, migliore in campo della banda rossoblu non soltanto per i punti. Partita molto concreta con il numero 24 che ha un po' fatto le veci di Saccaggi e Bortolani, non la loro migliore serata. Sbaglia il primo libero però Polite, vediamo se riesce a arrivare a quota 20. Mette il secondo Polite, 84-72, più 12, ultimo minuto di gioco che scocca in questo momento. La Ganà si prende la tripla complicata, non entra. Saccaggi va a lottare, si prende anche la rimessa. Tanto hanno forse qualcosa da dire Saccaggi e il giocatore di Capo d'Orlando. Dolorante, Bellan, speriamo non sia nulla di grave. Si cammina, tutto a posto direi. Sta per entrare di nuovo in campo Gallipoma. Di fatto i buoi sono scappati dalla stalla, Andrea Lunetta, capitan Saccaggi, per far partire definitivamente i titoli di coda questa serata del forum. Quella che ha rischiato qualcosa, non l'ha chiusa per tempo. Qualche brivido nel finale. Cambiella difende di fatto l'inviolabilità. Casalinga, stagionale. Lo ricordiamo, tra 7 giorni arriva Torino per il derby. Quella sì, sarà una partita molto ma molto interessante. Torino è in gran forma, Biella rimarrà di fatto la capolista anche per la prossima settimana. 86-72, preciso Saccaggi, sala quota 11, esce Polite, standing ovation per pubblico, per l'MVP dell'incontro che ha divertito, ha trovato anche un'ottima serata al tiro, non soltanto atletismo schiacciato per lui questa sera. Prestazione a tutto tondo del rookie rosso-blu. Kinsey, ultimi 45 secondi, si prende un fallo Kinsey. Pollone ne ha da spendere a dismisura, questo solo il suo terzo. Cambi, applauso per tutti, applauso anche per Saccaggi. Rientra in campo De Angeli. Mette il primo Kinsey, sale a quota 17, miglior marcatore dei suoi a pari merito con la Ganà, vediamo se metterà il secondo, lo fa. Di 18 punti ma anche tanti errori per l'esperto e talentuoso americano dell'Orlandina. Massone, ultimi 30 secondi. Pubblico ricorda che è la capolista del campionato, sarà ancora Biella anche per questa settimana. Lombardi si gira sul perno, tira in allontanamento, sarebbe stato un gran canestro, una bella ciliegina finale. Intanto lotta, Morbo rimbalzo, si prende un fallo, lotta fino alla fine, Emanuele Morbo si prende gli applausi del pubblico meritati. Spirito sicuramente giusto, è questo quello che vuole Coach Calgari dai suoi, l'ha ricordato più volte lo staff tecnico di Ellese. Biella non deve mai togliere il piede dall'acceleratore, è una squadra giovane, se lo fa rischia di perdere.
successo solo 3 volte quest'anno, ma i casi sono chiari. Trasferta su 3 campi difficili, 3 campi caldi a Torino, Casale e Scafati. Arriverà però questa sera la 10ª vittoria in campionato di Rossoblù, 87-74, che diventa un 88-74 dopo il viaggio minato di Umolgo, 17 per Umolgo, secondo miglior marcatore di gol dopo Ed Polite. Hanno comandato gli stranieri questa sera. Succede raramente a Biella, dato che i migliori realizzatori sono, lo ricordo ancora, Bortolani e Saccaggi. Lagana, ultimi 14 secondi, Capodorlando onora la partita fino in fondo. Lagana dentro verso Donda, va fino in fondo, poi Kinsey forse toglie un canestro che Donda si meritava. Troppa fuga qui di parte di Kinsey. Solo adesso la Serena, 88 Biella, 74 Capodorlando, 20 punti per Polai, 17 per Omoggo.